abbiamo il personaggio di David che in fondo ha un'unitarietà, nel senso che parte che è Caino, porta tutta la vicenda, la porta lui, il suo personaggio. Il suo è un percorso lineare, il tuo percorso è un percorso rapsodico, ellittico, tu ti incarni in tutte quelle che sono poi le sue proiezioni, il suo doppio, eccetera. Conversation Pieces nasce da una mia riscrittura di due poemi di George Gordon Byron, che sono Caina e Manfred. Lo spettacolo è collocato non in un teatro, ma in uno spazio aperto, non in uno spazio deputato, ma appunto nel giardino di una dimora privata che affaccia su uno dei punti di vista paesaggistici più, credo, più suggestivi, più incantevoli e in qualche modo più metafisici della Val d'Orcia. È nata una storia che con solo due personaggi in realtà ripercorre la storia dell'umanità. È una morality play, o almeno è stata riadattata da me come una morality play in forma ciclica, cioè qui demone e uomo contemporaneo. Sono due facce di una stessa medaglia che si inseguono attraverso una serie di ossessioni e qui la messa in scena enfatizza molto questa duplicità, questa specularità che va a creare una serie di tableau vivant in qualche modo di quelle che sono le iconografie ossessive della civiltà romantica e che passano di fronte agli occhi del Caino Manfred che poi si rivela essere la stessa figura come una serie di tappe di una via crucis per arrivare alla fine a una domanda invece centrale su che cosa possa essere il vero elemento di salvazione dell'uomo abbandonato a questo punto da tutte le sue ingannevoli navi, che sono la bellezza, che sono la ricerca filosofica, che sono anche la ricerca del potere, della conoscenza e quindi del dominio sulle cose, sul mondo, per capire che poi, come dice l'ultima battuta dello spettacolo, non è poi così difficile morire. Allora, qui Abele, fino a che vi trovate a un certo punto face to face, Abele prima lo prende in giro, cerca di coinvolgerci, fino a che arriverà, adesso troviamo qualche cosa con un gesto in cui lo sciogli e lo inviti a ballare. E adesso stiamo per arrivarci. E quello sarà per il pubblico identificante per voi, ovviamente, come il vostro momento d'amore, di congiunzione, in cui siete veramente una cosa unica, in cui non c'è separazione, separazione. Esatto. Poi arriverà il Te Deum a separarvi.
l'ho beccata. Perché hanno tolto la musica che era tanto bella? Marco! La musica! Bene ragazzi, grazie a voi. Ragazzi, bravi. Bravissimi. E mo chi esce?